Allora, il gioco consiste in questo. Voi avete nel foglio una tesi da sostenere. Che voi siate d'accordo o no, non importa, lasciate per un momento le vostre opinioni dietro. Voi siete degli avvocati che devono difendere questo. Quindi dovete vincere contro l'altra parte che invece sostiene il contrario. Quindi ci sarà una arringa, diciamo. Ora vi lascio alcuni minuti, 2 minuti di tempo, per pensarci e raccogliere gli opinioni. Bene, il tempo a disposizione è finito. Allora, adesso cominciate con una regola. Ognuno di voi deve intervenire almeno una volta. Tocca a voi cominciare. Va bene, in classe è meglio usare sia la lingua del sangue che la L1, anziché parlare sempre solo la lingua del sangue. Questa è la nostra tesi. Ah, sì, questa è la nostra tesi. Le ultere. È meglio usare sia la lingua bersaglio che la lingua 1, anziché parlare sempre e soltanto la lingua bersaglio. Sono convinta di questo e devo dire che è meglio così, gli studenti sono facilitati, hanno meno stress e forse capiranno meglio specialmente certe spiegazioni. Sì. 1-1? Diciamo che va bene 1-1, ma va bene anche 2-1, insomma, voglio dire, la cosa importante è che sia fluido questo. Allora, approfitto di mio. Se lo studente sa che può usare anche la sua lingua madre, sente meno la necessità di provarsi nella lingua bersaglio. Qual è la vostra In classe è meglio parlare e far parlare solo la lingua bersaglio. Ok. Se lo studente parla. E puoi ripetere allora? Se lo studente sa che viceversa può. Dunque, se lo studente sa che deve usare solo. Io ho argomentato l'aperta. Sa che deve usare solo la lingua bersaglio, sente la necessità, non ha giustificazione nell'usare la sua perché sente la necessità di esprimersi. Ma lo dico, la nostra tesi. Ah no, ti ho parlato solo. No, il fatto di avere, di non riuscire, poi dipende anche dai regli, ma generalmente la cosa è molto difficile, è anche molto frustrante. E poi alla fine probabilmente i ragazzi abbandoneranno e non si ci metteranno più. Avete avuto casi del genere? Nelle vostre lezioni, ragazzi, sì, continuamente, e non vi siete chiesti se era per questa ragione e non per altre didattiche, metodologiche? Quindi puoi dire che cosa... No, è una domanda, visto che siete così convinti che è la L1 utile quanto la lingua bersaglio, e adesso mi ha risposto Daniela che abbandonano, dico, siete così sicuri che sia stato proprio perché non avete permesso, se l'avete fatto, ecco perché, avete sperimentato i due casi, usare solo la lingua bersaglio? No, ma noi riteniamo che il passaggio debba essere graduale, quindi man mano che si danno degli strumenti, loro usano quelli che hanno, che sono della lingua madre. Aspetta, allora non siete così sicuri della vostra tesi, non mi potete venire a vendere una cosa? Sì, guarda, la nostra tesi dice che si possono usare entrambe, non una, non solo la L1. Quindi il passaggio può essere... Sì. Però non pensate che se... si usa solo la lingua bersaglio dall'inizio, si crea una sorta di automatismo legato allo spazio, per cui lo spazio fisico sollecita questo click in testa, per cui si sentono il dovere di usare solo la lingua bersaglio. Io non ho capito. Il fatto stesso di stabilire una sorta di norma per cui nella classe si utilizza solo la lingua bersaglio o gesti in alternativa, ma non una lingua che sia diversa, crea un automatismo, per cui ogni volta che entrano in classe si mettono già nell'ordine di idee di dover comunque, in qualunque modo, utilizzare la lingua bersaglio. Ah.
però io credo che lo studente si senta maggiormente rappresentato e quindi si senta meglio a partecipare ad una lezione in cui può, può esprimersi liberamente e non appunto soffrire e sentire la frustrazione di doversi esprimere esattamente. Ma nel caso, scusate, solo un'ultima cosa, ma nel caso di più lingue madri nella stessa classe c'è sempre qualcuno che disagio? Perché se si esprime in una lingua che comunque è una lingua veicolare ma non la sua, c'è una forma di stress in ogni caso. Perché volevo dire, uno considera il fattore stress, il fattore della frustrazione, il fattore dell'irritazione nel caso avessi più studenti di varie nazionalità, che è una componente fondamentale studiare una condizione coatta di stress dove ha una produzione decisamente ad un livello qualitativo più basso, perché lo stress incide enormemente nella produzione, che sia orale, che sia scritta, quando tu sai che devi assolutamente uniformarti a questo modello, usiamo solo la... Sì, scusate, Eric, sì. Essendo americano, avendo tanta esperienza come insegnante di lingua, madrelingua, infatti mi trovo molto meglio quando seguo più o meno una regola così, diciamo, perché ha un vantaggio notevole, cioè il fatto che bisogna, ogni allievo dovrà, non deve tradurre, ad esempio dall'italiano in inglese, viceversa. E secondo questo tipo di tesi si può eventualmente arrivare a quel punto, perché naturalmente la lingua si ascolta e poi si impara. Secondo me eventualmente è molto meglio seguire questo tipo di norma. Io insegno, ho insegnato, insegno inglese, ma sempre in Italia, quindi in classi solo di italiani. E ho notato che quando magari in gruppo i ragazzi si entusiasmano, si interessano all'argomento, facilmente passano a parlare in italiano, no? Sì. Ora questo. Cioè, questo, non correggi, non interviene. Cioè, dipende un po' dalle fasi, dipende anche un po' dagli scopi dell'attività, nel senso che a volte credo che sia frustrante quando l'attività va molto bene e io devo sostenere questa attività. Sì. Scusate, sono arrivato alla fine, quindi insomma dagli scopi, in certi momenti magari l'attività sta andando bene perché le persone si sono concentrate magari usando dei testi scritti in inglese, però viene spontaneo parlare in italiano per poter comunicare, mi sembra quasi uno stressarli ancora di più. Quindi tu prevedi questa possibilità nella tua metodologia? Sì. E l'hai sperimentata? Sì. Però l'ultima cosa, deve essere molto chiaro, credo, una specie di contratto, quando si può usare l'italiano, quando, cioè, deve e essere fai, lo scrivi e gli fai firmare sti contratti. Cioè, però deve essere, come dire, una cosa, non lo so, che faccia parte del clima di classe, insomma, di quello che si decide di fare a sé. In certi momenti si può usare l'italiano per certi. Cioè il tuo obiettivo, se ho capito bene, sarebbe quello di rendere gli alunni meno tesi, meno preoccupati. Beh, anche, sì. Anche, e quali altri sono gli obiettivi per far usare l'uno e lingua avversaria, se non è solo questo? Beh, meglio studenti attivi, anche se ricorrono a tutti i mezzi che hanno a disposizione, per cui la lingua madre, piuttosto che studenti che persi e non riescono. E scusa, e perché pensi che i nostri studenti non siano attivi se usano solo Volevo rispondere a quel signore lì, perché anch'io insegno appunto inglese in Italia, quindi a ragazzi e anche adulti che sono tutti italiani e quindi gli viene anche naturale di parlare fra di loro in italiano. Però io appunto, e quindi anche in queste situazioni in cui c'è una classe in cui la lingua madre è unica, appunto secondo me ci sono comunque delle strategie per eliminare anche l'uso dell'L1, tipo come ha detto anche lei, che appunto in quell'ambiente si stabilisce proprio, è come entrare in un, per,
che ne so, per un'ora e mezza in un ambiente in cui la lingua che si parla è inglese, e appunto, e poi bisogna dare agli studenti gli strumenti necessari per, appunto, per esprimersi usando quella lingua lì, che può significare appunto queste domande che vedo qui attaccate, come si dice, o come si pronuncia, eccetera, 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 che significa, ma sempre, sempre nella, nella lingua del sanno, ecco. Io volevo domandare a Richard, solo una domanda, scusate, ma certo. Tu quando hai imparato italiano, sei stato a lezione in qualche corso? No, non ho fatto corso, no. Peccato. Io volevo dire una cosa, le lingue sono dei codici comunicativi, dei codici linguistici, allora perché demonizzare un codice linguistico piuttosto che un altro? No, la perché no. Dare la possibilità di utilizzare codici differenti? No, perché appunto il senso di fare un corso di lingua e di immergersi in, in quella codice, scusate, imparare ad usare quella codice. Sono, abbiamo de- noi sosteniamo, qui voglio ricordarvelo, non l'uso della L1 esclusivamente, diciamo ambedue. È chiaro che il comunicare, lo sforzarsi deve essere fatto in lingua target, lingua bersaglio, ovvio. Ma noi sosteniamo la doppia possibilità. Ma anche noi, perché noi diciamo, è diciamo parlare, che ci sono dei momenti in cui, ad esempio, sì, no, è meglio parlare. Puoi stare per favore un attimino? Sei un attimino discolo tu, rimani. Può darsi. Volevo dire che ci sono. Deformazione ci sono dei momenti, ad esempio, la riflessione linguistica, purché si faccia col metodo induttivo, l'expecting grammar, quello che volete, si arriverà a un punto in cui deve essere esplicitata. Se il ragazzo ha dei problemi, cosa c'è di meglio che parlare della struttura, della grammatica in lingua che concorde con te, a volte può essere una classe plurilingue, però comunque la lingua franca è comunque l'inglese, perlomeno nel 99% dei casi, a me succede, avendo studenti anche di altri paesi, tutti parlano più o meno l'inglese. Si sentono più rinfrancati se capiscono meglio quella regola. È un momento all'interno di un parlare comunque in lingua d'arte. Posso fare una domanda? Certo. Mi elencate in maniera completa i momenti in cui ammettete l'uso della L1? Io la grammatica. La spiegazione grammaticale. La fase in cui si appassionano talmente alla questione che gli viene da parlare in cinese, in greco. La traduzione del vocabolo? La traduzione del vocabolo? Sì, no, io rifacciamoci dagli studenti, poi arriviamo anche agli insegnanti. Quindi io ho due momenti in cui gli studenti, in parte gli studenti in tutti e due i casi, e in parte anche l'insegnante, spiega o parla in italiano. Il vocabolo, cioè te lo spiego, tu mi chiedi una parola, ti faccio la perifrasi, non capisci, ti do la traduzione. E comunque quindi. Cioè, usi un. Fai dal dizionario. Faccio dal dizionario e ancora un altro momento, per esempio, mancanza di tempo, la lezione mi sta sfuggendo, devo fare ancora un'attività, c'è da spiegare un gioco, c'è da spiegare un. Si fa in inglese, che è più veloce, lo capiscono meglio, non mi fanno quelle 350 domande. E così si passa all'attività. Non era meglio legare l'attività in un altro momento. Se fa parte di 50 domande sono comunque un momento in cui si esprimono. Questi sono i miei casi. Ragazzi. Io li smontate uno per uno con i miei problemi. Ma sostenete. Io volevo dire una cosa che secondo me è molto importante, che si collega a quello che ha detto Alba, che alcune volte lo sforzo che l'insegnante deve fare per dare delle istruzioni vanifica molto spesso l'inizio, la potenza di un'attività. Allora, in questo senso, mettiamola banalmente, l'insegnante percorre la strada più breve, questo nel caso l'insegnante percorre la strada più breve, fa prima e certe volte si riposa anche. Ci dice di no. No.
Non pensate invece che sia proprio per l'insegnante utile continuare a usare la lingua bersaglio e far usare la lingua bersaglio proprio in quei momenti dove, dice Alba, invece sarebbe più conveniente, necessario, utile per sbrigarsi, per costruire meglio e far capire meglio la lingua 1. E invece è proprio lì forse che converrebbe continuare a usare la lingua bersaglio e sforzarsi a rendere il discorso più comprensibile, più chiaro, per cui l'alunno si sente anche gratificato alla fine, perché dice: guarda un po', riesco a capire una regola grammaticale, me la fa capire questo insegnante nativo, quello che è, e nello stesso tempo la posso applicare. Io credo che invece sia molto più... Scusate, vi interrompo, devo interrompervi per come il tempo si andrebbe avanti per molto, per la verità, perché è molto interessante. Però devo interrompervi. Finiamo il gioco. Adesso andiamo alle nostre reali opinioni. Voi avete dovuto sostenere questa tesi, Adesso dovete dire quali sono le vostre opinioni, ma non qui, in questa sede, in questa posizione. Lo faremo in piccoli gruppi. Vi prego di ricordare i numeri che vi do. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tutti i numeri 1, senza spostare troppo le sedie, si riuniscono qua. Quindi chi deve lasciare questi posti lasci le sedie. Tutti i numeri 2 si riuniscono qua. Tutti i numeri 3 si... Giove Scusate, devo interrompervi per questioni di tempo. Adesso vi chiedo un'altra cosa difficilissima ma necessaria. Provate a creare due semicerchi. Prima abbiamo giocato, poi abbiamo espresso le nostre opinioni. Adesso andiamo a vedere che cosa succede nella realtà nelle classi di lingua straniera. Che cosa si fa, l'una o l'altra cosa? Che cosa fanno gli studenti, l'una o l'altra? E gli insegnanti che cosa richiedono? Allora, abbiamo distribuito dei questionari alla Dilit, ma poiché voi ci dite che la Dilit non fa testo, abbiamo distribuito dei questionari anche in due licei di Roma, un liceo classico e un liceo scientifico. Vi do adesso i questionari e i risultati di questi questionari in modo che possiate vedere che cosa succede nella realtà. Puoi farlo passare dietro, puoi farlo passare. Devo dire, rispetto alla prima pagina, nella torta mancano le percentuali. Allora, le percentuali di Dilit sono per il no 53 e 47 per il sì. Thank
Allora, dobbiamo dire qual è la mia posizione, qual è in generale la nostra posizione qui alla Trinit. La posizione qui è che noi siamo per la tesi che dice che in classe è meglio parlare e far parlare solo la lingua bersaglio. Ora voglio subito precisare alcune cose in modo che sia chiaro e che non ci siano discussioni non utili. Non è la posizione rigida quello che ci interessa, perché per definizione non è una cosa che possiamo accettare. Diciamo, sottolineiamo che è meglio in classe, e però lo diciamo con molto calore, nel senso che è vero che ci sono dei momenti in cui no, abbiamo bisogno, un blocco è ovvio, no, si risolve in un altro modo. Ci sono delle situazioni in cui lo studente sta lavorando, a un certo punto gli manca qualcosa, cioè ci sono degli strumenti, qualcuno ha fatto riferimento prima a questi strumenti nelle classi, ma come si dice Schlafen in italiano? Ecco, allora qui arriva, e riparto. Allora, quando un'altra lingua serve per sbloccare, oppure serve proprio come risorsa per andare avanti, è una risorsa per andare avanti. Allora, quando l'altra lingua, le altre lingue servono come risorsa, servono come strumento in più per rendere più efficiente lo studente, allora sì, certo. Però in classe è meglio parlare e far parlare solo la lingua che si sta studiando. Ora, questi questionari non è che siano molto incoraggianti, no? Cioè, perfino qui alla Trinit, dove gli insegnanti lo propongono, sono convinti, i risultati sono un po' deludenti. Allora, che cosa si fa? Allora, primo, è importante che l'insegnante sia convinto che è meglio veramente. Allora, si parte da questo. Io insegnante sono convinto di questo. Questa è la prima condizione. Ma sappiamo, ahimè, che questo non basta. Allora, che cosa facciamo? Magari andiamo in classe, parliamo con gli studenti, gli facciamo il nostro bel sermone, diciamo quanto è importante, quanto è bello, quanto vanno avanti, eccetera, eccetera. Gli studenti sono convinti, noi siamo benissimo contenti di noi, usciamo da classe raggianti, e poi una settimana dopo risiamo alla stessa situazione, cioè si scivola molto frequentemente. Si scivola, lo studente, sì, va bene, è capito, ha convinto, però insomma le vie di fuga poi sono tante, no? Perché spesso la lingua è una fuga, è una fuga. E allora ci siamo chiesti come facciamo, cioè che cosa possiamo fare. In realtà i nostri discorsi convincenti sono convincenti, sì, però che cosa succede? Che viene sempre da noi. Allora, non li coinvolgiamo, non li buttiamo dentro la cosa, forse abbiamo solo parlato noi, non viene da loro questa cosa. Allora forse dobbiamo proporre qualcosa che li renda consapevoli, qualcosa che li possa convincere, qualcosa che li... ma che parta da loro questa cosa, cioè ributtargli la palla. No? Allora, abbiamo provato a farlo e vogliamo mostrarvi quello che abbiamo fatto. Ora, prima qualcuno mi chiedeva di fare una distinzione di livello o no. Allora, diciamo